Lacrime e abbracci a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, uno dei paesi più colpiti dalle ultime scosse violente di terremoto in Emilia-Romagna. Qui sono morti 3 lavoratori, travolti dal crollo dei capannoni dell'azienda Meta Macchine di Precisione, dove lavoravano. Si tratta di 2 operai stranieri e un ingegnere italiano che stava controllando le lesioni. I colleghi che lavorano nelle fabbriche della zona, già colpita dalle scosse del 20 maggio, sono preoccupati perché non si sentono sicuri. Il terremoto spesso non ferma la produzione. Questo operaio racconta le paure di una delle vittime. Il nostro capannone è crollato, però si vede che le hanno fatte lavorare lo stesso, allora lui è dovuto andare a lavorare. Era con noi, comunque è cominciato lunedì ed è finale, c'è anche la sua famiglia là, c'ha 2 figli, la moglie sono ancora là. Quindi lui mi diceva, ieri abbiamo parlato ieri sera, mi diceva che era tutto grippato e ci fanno lavorare lo stesso dentro, io non so come devo fare. La procura di Modena ha aperto un'inchiesta giorni fa proprio sul crollo, si punta a capire la causa del collasso di capannoni quasi nuovi.